Legalità e violenza sulle donne. Sono questi i temi posti al centro della Notte Bianca sulla legalità organizzata dal Movimento Libertà e Diritti a Ciro Marina nel Crotonese. L'evento ha visto lo svolgimento di una tavola rotonda dove sono state snocciolate le tematiche che purtroppo hanno visto protagonista lo stesso comune ciromarinense al centro dell'operazione Stige, condotta dalla DDA di Catanzaro lo scorso gennaio, e del femminicidio di Antonella Lettieri, avvenuto l'8 marzo 2017. Però penso che abbia dato anche una scossa a tante altre realtà di, come dire, di violenza, per le quali appunto anche questo evento e tanti altri eventi hanno reso possibile un'attenzione particolare a questa problematica. Ci proponiamo oltre sì di sensibilizzare la società civile, perché pensiamo che la cultura sia l'unica via d'uscita per un popolo che vuole risalire le chine. La Notte Bianca ha visto anche la prima uscita pubblica del nuovo commissario prefettizio di Ciro Marina, Girolamo Bonfissuto, insediatosi proprio in queste ore. Perché l'istituzione comune, con una guida straordinaria che attualmente ha, può avviare questo percorso di redenzione, ma perché poi si concretizzi e si realizzi è necessario l'apporto della comunità civile. Giuseppe Laratta per l'ACNews 24.